Antonio rientra, uccide tutti, deve mandare in super spremuta Cedro anche. Super spremuta. Ma quale super spremuta? Ti dà frenato in Davos Bavelloni. Ma che cazzo va? Ma se mi hai buttato fuori proprio come un troione mi hai buttato fuori. Siamo partiti. Uno di Simo, parte la paratia di Ulli, credo. Simo Muro contro Ulli, cosa accade? È morto Simo nel dritto, si è passato due cadaveri davanti, disastro. E via. Rossa e poi gialla. Ci siamo. Sui motor. E via. Dio buono, il minastro piantato. Contatti subito. Foratura per MC, colpo di scena istantaneo. Foratura per MC. Attenzione, foratura nella gomma. Al primo giro, incredibile. Pezzo ovunque, ali ovunque anche, mi sa Anton. Foratura per MC. Colpo di scena incredibile, il leader del championship. Non c'è neanche safety car. Ma vabbè. Strategia alternativa a disposizione sul vado di bianca, assolutamente. Alle era andato al parroco senza l'anteriore. Cioè io sono con la furatura, non c'è né virtual né safety. Che schifo. Minator, colpo di scena incredibile, non esce né virtual né safety, non ha un senso, non ha un senso. Confermo la sosta al termine di questo giro. Non esce né virtual né safety neanche. Con un morto in pista, ma com'è possibile? A Monaco. Si ferma il leader del championship che è fora alla santa devota. Sosta fatta, le coloni davanti, Bikers terzo, ottimo risultato. C'è un altro botto prima del tunnel. Simo, ah no, Brian si è già fermato, quindi non è doppietta coloni davanti, è Iceman. Botti al casino mi sembra. Bikers non esce la virtual, non esce la safety. Clamoroso. Incomprensibile veramente. Con le Force India che ringraziano. Veramente incomprensibile sta cosa del gioco. Vabbè. Pezzi ovunque, dappertutto. Safety car sempre importante. E non esce. Si passa Brian che va di nuovo al pit. Ok, DRS disponibile. Sono dietro Simo.
Eliminato butta la chance di passare Antonio nel championship. Muore al primo giro. Ciro Fucsia. Bandiera gialla. C'è un botto, Alle. Bandiera verde. MC va dentro su Simo, cattivo, l'uscita del tunnel, non esce neanche ancora la safety car. E neanche una virtual con un morto dentro il tunnel, ma secondo me è cambiato qualcosa. Davvero strana sta cosa. Non ha molto senso. Boh. Il distacco dalla vettura che ti precede è 14,9 secondi. Era aumentata, ma. Botto! Ciro! Muore Ciro, vediamo se esce qualcosa. Se non esce è clamoroso, si è glitchata. Si è glitchata per forza. Grande rimonta dell'MTV. Con Bikers che sale sesto, settimo MC a breve. Michael in difficoltà. Fux di MC, su gialla usata. Si fa vedere al proprio compagno di squadra, super il casino. Il vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Ok, oh. Oh. No, non va la macchina. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. No, cazzo. Date. Ferma salvo nel frattempo, ma ormai la gara è andata. Della gara direttamente. Saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Tanto. No box. Schiamo il doppiaggio anche. Non spingere subito, cerca di portare le gomme. Ma senza safety e virtual si fa po'. Io ammucchiamoci qui davanti. Stiamo arrivando. Ok, via libera. Vieni. Bikers fuori.
Ma dovresti partire in prima fila comunque. Sì, secondo. Manto va piano Simo. Vai, me lo mangio. Splendido, bella mossa. Vai, è passato Simo. Però Antonio ha preso una vita. Quasi 4 secondi. Su rossa nuova. Parte sì. 7-8 giri la rossa tiene. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,9 secondi. Simo ancora non è in penalità, strano sarebbe. Ma scusa, ma chi è il secondo? Chi è il secondo? Weigert. 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 Ancora, questo è il miglior tempo 1:12:03. Su come finite? Trovo Salvo davanti. Io, ma non mi poteva finire davanti a loro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Ok. Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Lui c'ha le gomme nuove rosse, Anton. Ho visto, ho visto che cazzo stanno combinando. Perché si è fatto passare così? Bandiera verde. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue, gli rifili qualche secondo a giro.
sono Alex. Devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Sei all'ultimo giro. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Vai, scherzi. Chi c'è il secondo? Shark. Sì. Forse adesso non ce la fa. Ah, ce la fa di pochissimo. Dio buono. Con la foratura mi è arrivato davanti. Salvo, muore l'ultimo giro. Sono bomba rescript. Ma però veramente che sfiga. Ho dovuto prendere i secondi penalità perché Iceman non si dice. Sì. Salvo si è schiantato a un millimetro dal traguardo all'uscita dell'ultima curva. Ho dovuto prendere altri 3 secondi perché ovviamente Ice con Antonio non si è messo interno all'uscita del tunnel, si è messo in traiettoria. Antonio ha preso l'interno e è entrato. Con me invece si è messo tutto all'interno. Io mi sono spostato all'interno, lui ha coperto l'interno. Mi sposto tutto a sinistra, lo stavo passando dall'esterno in maniera incredibile. Mi ha leggermente accompagnato e ho tagliato il triangolino lì fuori dal tunnel. Mi ha dato diretto 3 secondi. Però che sfiga, di un secondo e 7, se no sarei arrivato quarto in maniera incredibile. Sarei arrivato secondo senza il contatto fra me e te. Ci siamo. Buono. Dietro di te, c'è un bel lavoretto. Sì. Occhio. Vai, mettiti dietro di me. Copri bene. C'è Ciro primo, credo. Mettiti in mezzo, dietro il tunnel. Così non ti può passare, Antonio. Occhio lì, alza il piede. Che se no giri. Ti metti in mezzo, anche così non ti passerà mai. Anche sul dritto principale ti metti nel mezzo, uguale. Salvo a penalità, dritti, ti metti in mezzo e ve l'ho fatto.
Vabbè, siamo in corsia della Coop qua con Salvo, che frena tantissimo peraltro, sta cercando il contatto. Sta andando pianissimo, mamma mia, che cazzo sta facendo? No, mi ha dato altri 2 secondi. Ah, vabbè. C'è questo bordello dietro a me, Salvo. C'è Matt. Tanto rage quit. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro con aria pulita. Devo prendere 2 secondi su Salvo. Un secondo devo prendere. Devo prendere un secondo. Botto per il Minator, disastro. Un hand da dimenticare per il Minator. E approfitta Ice che fa tanti punti. Sto per perdere. Stavo volando. L'avrei distanziato. Sì! I lottati? No! Dai! Ma che palle! 68 millesimi! Che coglioni! Fucsia! Ma vaffanculo. Ma va a cagare. Ho fatto più punti di Antonio, sono campione del mondo. Campione del mondo con 4 piste d'anticipo, 8 gare. MC17, pentacampione. Pentacampione dell'F1 Italian Pad Drivers. In maniera incredibile lo diventa a casa sua dopo 2 anni che non ci guidava, cioè dopo un anno avevo saltato l'anno scorso. L'anno scorso con la Prema non ci ho girato, l'anno prima con la Bergkamp sì. Dai tempi della Bergkamp, MC17 è World Champion. Grande, grande stagione con Bikers anche. Ancora il Constructor non è chiuso matematico. Ancora non è chiuso matematico. Sarà una lotta fino alla fine. Vince Ciro, che è la seconda guida più vincente del Championship. Su questo non ci piove. Rimonta pazzesca. Entra in top 10, credo Ciro anche, stasera. Supera Bikers. Rimonta clamorosa di Ciro, perché ha fatto un campionato vergognoso. La metà del... sì. Tre quarti del campionato non ha girato, ovviamente, Ciro. Sempre botti, morti. Bikers andava bene, poi... sì,